Ciao e benvenuti a Late Show. Late Show è questa trasmissione che parte sui social e finisce in TV, in cui si parla un po' di tecnologia a tutto tondo. Questa è la sedicesima puntata di questa prima stagione. Vi ricordo anche che giovedì sera c'è l'edizione spagnola condotta da Michele Iurillo. E invece, se parliamo di questa puntata, è una puntata piuttosto particolare perché parleremo di sicurezza fisica e digitale. Parleremo di come cancellare dati sensibili che sono sulla rete, insomma, che non ci fa piacere che ci siano. Parleremo di applicazioni per lo sport, e quindi anche questo è un altro argomento interessante. E parleremo di storage, quindi di dati che devono essere salvati. Questa settimana è successo che Coca-Cola ha deciso di togliere la pubblicità da Facebook, e quindi questo ha un impatto decisamente importante anche a livello mediatico, ma anche e soprattutto a livello economico. Ed è un po' un motivo per cui i social in questo momento sono un po' nell'occhio del ciclone. Ma guardiamoci in faccia la realtà: possiamo fare a meno di social e le aziende possono oggi fare a meno di social? E questa è una discussione piuttosto lunga sulla responsabilità dei social, quindi questi social network, quali responsabilità realmente hanno, però sappiamo anche che sono fonte di informazione, ma soprattutto sono la fonte di tempo speso più importante che c'è sul digitale. Quindi questo è un argomento sicuramente molto spinoso che cureremo un po' nel tempo. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere. Ricordo, questa è la sedicesima puntata. Seguiteci su tutti i social. Se avete voglia, commentate, fateci sapere e partiamo. Bene, allora siamo qui con Sveva Antonini e Gabriele Gallassi per capire prima di tutto che cos'è tutela digitale, quindi partiamo proprio da lì e poi capire proprio la loro applicazione, diciamo, principale che è Linkiller. Quindi che cosa fate in questo momento, in questa fase, ma in realtà io so, vi conosco, è qualcosa che è continuativo. La tutela digitale nasce da un'idea, innanzitutto nasce nel 2017 e nasce proprio da una necessità dei clienti, diciamo. Nel senso che io e Gabriele, prima di tutela digitale, abbiamo appunto lavorato, costituito Coins Italia, che era praticamente la sede italiana di una, ai tempi startup, oggi diventata una grande società spagnola, che si occupava di eliminare dal web contraffazione e pirateria. Quindi, occupandoci, diciamo, di questo e aprendo poi il mercato italiano, ci siamo resi conto che i clienti sì avevano bisogno, le aziende, di eliminare e tutelare la proprietà intellettuale online e quindi eliminare contraffazione e pirateria, ma poi ci veniva spesso chiesto: ma visto che eliminate contenuti, eliminate anche contenuti che riguardano la persona, quindi problematiche legate alla persona. E da lì appunto l'idea, e da lì poi appunto la nascita di un nuovo brand, costituito appunto da me e Gabriele, appunto che si chiama Tutela Digitale, e che si occupa quindi di monitorare tramite appunto la nostra applicazione, di cui poi parlerà più nello specifico Gabriele, che si chiama Linkiller, si occupa di monitorare il web alla ricerca, diciamo, di contenuti negativi che possono riguardare i soggetti, le persone appunto che sono interessate, e andarli a eliminare o a indicizzare dalla rete. Perché appunto, come sai, mettendo oggi nome e cognome una persona all'interno di Google, i risultati che ne vengono fuori, soprattutto nelle prime 3 pagine, sono di importanza fondamentale. Assolutamente. E Gabriele, come funziona Linkiller? Guarda, Linkiller, molto semplicemente, i passi da seguire sono i seguenti. Viene scaricata l'applicazione dai principali store, quindi piattaforme sia iOS che appunto Android. Una volta che viene installata sul telefono, si può segnalare il contenuto negativo che si intende eliminare o indicizzare. A quel punto, una volta che viene ricevuta da parte nostra la segnalazione tramite l'applicazione mobile, e dopo una brevissima analisi da parte nostra, un'analisi che sia di fattibilità, con un focus sulla fattibilità legale. Intervengo io e dico: ma quali sono i requisiti necessari per poter chiedere la cancellazione di un link? Ora, Questo sicuramente non dipende. possiamo eliminare qualsiasi contenuto dal web, ma possiamo eliminare quei contenuti che in qualche modo violano un diritto. Quindi, che sia nel diritto all'oblio, quindi il diritto di essere utilizzati dal web nel momento in cui una necessità
notizia non è più di interesse pubblico, che sia il diritto all'immagine, no? Si pensi a tutti quei casi in cui possono essere pubblicati foto o video sul web che sono che violano appunto il diritto all'immagine della persona. Sempre collegati alla persona, si pensi poi a tutti i contenuti diffamatori che vengono pubblicati sul web, tutti questi contenuti che riguardano la persona e che sono lesivi della sua reputazione, a maggior ragione se vengono nei primi risultati delle pagine di Google, ledono qualche diritto e come tale il soggetto deve avere uno strumento che abbiamo voluto fornire tramite Linkiller per poter eliminare questi contenuti e scomparire dal web, ecco, in senso negativo. Il diritto all'oblio che ho citato è un diritto che interessa tantissimi contenuti che eliminiamo, perché chiaramente riguarda, diciamo, il diritto di scomparire dal web dopo che una notizia non è più di interesse pubblico. Quindi la notizia può essere anche vera, pensiamo, no, a tutti quei casi anche legati a procedimenti giudiziari in cui un soggetto è stato indagato, è stato arrestato, è stato poi magari assolto, è stato magari anche condannato, però sono passati magari 5 anni, 10 anni. Ebbene, è diritto di questo soggetto non rimanere in un'agonia pubblica perenne, no, di Google, e quindi che, diciamo, il suo passato scompaia all'occhio di tutti. Quindi, Gabriele, se io ho scaricato la mia applicazione, ce l'ho sul mio terminale, vedo un link che non, insomma, che voglio cancellare, ve lo invio, da quel punto che processo nasce? Allora, il primo step è quello della nostra analisi per vedere la fattibilità, in particolare la fattibilità legale. A quel punto inizia la fase di lavorazione. La persona che ha scaricato l'applicazione, quindi l'utente, vedrà in real time quello che accade al suo link. Quindi nel momento in cui il contenuto verrà eliminato o deindicizzato, avrà innanzitutto una segnalazione tramite notifica push sul telefono. Poi, entrando nell'applicazione, potrà vedere se è stato eliminato, se è stato indicizzato oppure ancora in attesa di lavorazione. Chi è che può utilizzarlo, insomma? Cioè, immagino sia le persone fisiche, ma immagino anche per la reputazione aziendale, o sbaglio? Esatto, guarda, diciamo che la nostra intenzione era quella di creare uno sportello web per rendere facile la segnalazione di un contenuto negativo, perché spesso un contenuto può trovarsi in diverse piattaforme, e quindi parliamo da Facebook a YouTube, o può essere appunto legato a una quantità di contenuti negativi che devono essere monitorati, quindi riscontrati nel web e poi andati a gestire, nel senso di eliminazione o di indicizzazione. Quindi diciamo che questo sportello online è nato proprio per rendere facile all'utente, che può essere il ragazzino che ha postato un video, può essere il manager che ha una problematica legata a un articolo obsoleto, così come foto e video, questo per parlarti dei privati. Equivale naturalmente anche per le aziende nel momento in cui hanno avuto, ad esempio, una crisi reputazionale nel passato, o nel momento in cui la stanno avendo e subiscono magari attacchi diffamatori sul web, sui prodotti o sul nome brand dell'azienda. Quindi può essere, diciamo, applicata a tutte le possibili sfaccettature che i contenuti negativi possono creare sul web. Potete farci qualche esempio, no, di come è stato utilizzato, così giusto proprio per entrare poi nel merito, no? I casi sono svariatissimi, però in parte, appunto, come ti dicevo prima, quelli legati sicuramente al diritto all'oblio, quindi tantissimi casi di soggetti che hanno un procedimento giudiziario in cui sono stati coinvolti in qualche maniera. Addirittura ci è capitato un caso di un soggetto, anzi in realtà più casi, di soggetti che non erano neanche coinvolti nel procedimento giudiziario, ma magari erano semplicemente amici o parenti della persona coinvolta, e quindi venivano taggati all'interno dell'articolo. Questo tag comportava il fatto che venissero comunque indicizzati nelle prime pagine di Google, magari insieme alla parola arresto o qualcosa del genere, portando ovviamente grandissima lesione alla reputazione di questi soggetti, perché
si sa, le persone non entrano neanche all'interno dei contenuti, quindi magari vedono arresto, arresto, arresto nella prima pagina e già la reputazione è lesa. Poi sicuramente tantissimi casi sui social ci capitano di eliminazione di immagini di genere. Ci è capitato ad esempio il caso di un noto personaggio che ha richiesto ad esempio di eliminare tutte le foto collegate all'ex moglie, che erano migliaia sul web per ragioni personali, quindi ad esempio in quel caso abbiamo eliminato foto di ogni genere. Ci sono casi addirittura, lo racconto sempre questo perché è veramente particolare, ci sono capitati dei bambini che ci hanno chiamato per rimuovere delle fotografie pubblicate spesso dalle madri sui social. Cioè, in America adesso è un fenomeno molto sviluppato, però dei ragazzini, diciamo, che si lamentano per il fatto che viene fatto un uso indiscriminato della loro immagine sul web da parte delle madri, spesso sono minori, quindi in quel caso chiaramente chiediamo di essere messi in contatto con l'altro genitore per poter, diciamo, eliminare Peraltro è di attualità questo argomento, perché penso a Gianluca Vacchi, che ha rilasciato interviste dicendo che il figlio lo pubblicherà, o figlia adesso non so, lo pubblicherà sui social, no? Poi insomma, abbiamo altri esempi di Chiara Ferragni o Fedez, insomma, capitano sempre più spesso queste cose. Chiaro, chi è famoso e ha tutta una squadra di persone che si occupa dei social ha un vantaggio. Per tutti gli altri, insomma, non è che può essere sempre una cosa positiva, comunque che in futuro sia vista una cosa positiva. Quindi immagino che abbiate anche però dei buoni rapporti con tutte le varie piattaforme, no? Perché credo che questo sia essenziale nel vostro lavoro. Sì, allora diciamo che l'aspetto tecnologico dell'applicazione mobile, che poi, come puoi immaginare, dietro a una macchina, quindi a un software, e l'interfaccia per l'utente è l'applicazione mobile, ma esiste anche una web app. Le caratteristiche principali sono legate a, innanzitutto, un database di oltre 10.000 fra quelle che sono, diciamo, le fonti a cui rivolgersi, quindi parliamo di internet server provider, parliamo dei webmaster, parliamo di testate giornalistiche, e sicuramente, come dicevi tu, uno degli aspetti più importanti è anche quello della collaborazione ormai continuativa con alcuni di questi, come ad esempio YouTube. Quindi vuol dire che abbiamo alcuni canali preferenziali per soprattutto velocizzare quella che è la lavorazione. E l'applicazione funziona attraverso un sistema automatico di diffide, quindi permette di mandare diffide in una giornata in maniera, diciamo, in numero e in velocità, per cui gli aspetti tecnologici sono sicuramente fondamentali per avere maggiore efficacia. Certo, e così andiamo alla conclusione. Cosa avete imparato da questo periodo Covid? E poi, insomma, se state pensando di andare anche, insomma, oltre i nostri confini nazionali. Allora, guarda, il Covid ci ha fatto pensare che in futuro ci saranno tante persone che avranno bisogno di link killer, nel senso che ci sono ad esempio certi paesi, anche in Italia, però ad esempio cito il paese ad esempio del Giappone, dove sono stati citati nomi e cognomi, sia dai giornali che da news e quindi anche dal web, delle persone che venivano scoperte con una Covid. Questo ovviamente può portare effettivamente a una, cioè, in futuro, sperando che poi questo Covid non si faccia mai più vedere, ma ha comunque una reputazione lesa, perché è il diritto del soggetto di non vedere associato il proprio nome a quel lo stato di salute, comunque. Allo stato di salute, perché poi alla fine è un dato sensibile. E comunque anche qua da noi in Europa ci sono stati tanti casi, ecco, magari di soggetti, magari anche noti, legati alla notorietà, no? Si diceva anche soggetto X ha preso il Covid, eccetera, eccetera. Ma ritengo che queste persone potrebbero volere anche magari nell'immediato vedere scomparire questo fatto collegato, diciamo, alla loro persona. Per quanto riguarda, diciamo, i next step, sicuramente siamo coinvolti verso l'estero, o verso l'estero in Europa e verso l'Asia, diciamo. Sì, mi ho detto mezzo mondo, però sono, diciamo, i nostri continenti
principali, e soprattutto diciamo ci muoviamo in quei paesi dove le problematiche di privacy sono molto sentite, sono più sentite diciamo che in altri. Ecco. E, anche se poi appunto oltre alla privacy c'è proprio anche il sottolineo, il discorso del diritto all'oblio, che va oltre il concetto della privacy. Quindi magari un fatto è anche di cronaca, però a un certo punto è giusto che si smetta di renderlo pubblico. Va bene, allora grazie mille per la chiacchierata. Abbiamo capito che la privacy si può tutelare, e sia per le aziende che per i singoli, quindi insomma teniamone conto e voltiamo pagina. Bene, sono qui con Pier Giorgio Spagnolatti di Banca Popolare di Sondrio e Alfredo Nulli di Pure per capire un po' cosa sta succedendo nel mondo della tecnologia. Anzi, partirei da Alfredo, che occupa anche la posizione EMEA, un po' per capire cosa è stato fatto in Pure in questo periodo, visto che insomma, ci sono stati anche degli annunci interessanti. L'evento Accelerate, il nostro evento annuale clienti, che è andato live il 10, quest'anno nella forma digital, full digital, un po' per le note vicissitudini, un po' anche per la volontà di lavorare in questa modalità digital. Sostanzialmente per noi è stato ogni anno è l'anno per fare degli annunci. Noi siamo un'azienda di soluzioni di tecnologia, quest'anno l'annuncio fondamentale è stata la major release del nostro sistema operativo che si chiama Purity, che detta così sembra un annuncio di poco conto, ma realmente per noi significa, per un'azienda che non ha licenze e software aggiuntivi, ma che vive del suo sistema operativo, essendo un'azienda software driven, significa dare ai nostri clienti esistenti delle funzionalità che si aggiungono a quelle esistenti all'interno del pacchetto, tutto compreso nei prodotti. Quindi sostanzialmente in più di 6 abbiamo annunciato le cose fondamentali, che sono il fatto che rendiamo disponibile anche l'accesso a dati non strutturati allo storage tradizionale che abbiamo, quindi ogni cliente che farà upgrade alla nuova versione di software che è inclusa all'interno dei contratti di manutenzione avrà questa funzionalità, quindi sostanzialmente si troverà un array, diventerà un array unified o ibrido, chiamatelo con la definizione che volete, quindi può gestire file e blocchi. Annunciamo una terza modalità di replica dei nostri storage, quindi quella che si chiama una modalità near sync, sostanzialmente la capacità di fare una replica molto molto vicina a quella che è una replica sincrona, senza però avere necessità di una rete con determinate latenze davanti. Per questo noi chiamiamo il nome della soluzione, si chiama Active DR, quindi noi abbiamo una soluzione che è l'Active Cluster, che è la replica sincrona, l'Active DR, che è la replica diciamo near sync, e la replica poi asincrona tradizionale per spostare i dati. Abbiamo annunciato con Purity 6 la possibilità, abbiamo aggiunto a Purity 6 la possibilità di esportare i dati freddi, quindi le snapshot già era possibile esportarli verso Amazon e verso Azure, adesso nativamente si possono mandare verso Google, quindi abbiamo completato l'offerta sui 3 principali cloud provider. Non è una feature che ovviamente manda l'uomo sulla luna, niente di sconvolgente, ma è una possibilità che i nostri clienti hanno di mandare le snap in protezione sui cloud provider. Snap, quindi copie di questi volumi che sono autoconsistenti, quindi avendo annunciato la disponibilità del nostro storage in maniera virtuale su AWS e la beta su Azure e il lavoro che stiamo facendo su Google, significa che queste copie possono essere poi utilizzate in qualsiasi momento su uno dei cloud provider per reidratare il dato, cioè per farlo diventare da dato freddo a dato caldo, dandogli un po' di respirazione bocca a bocca, no? Di dargli un po' d'acqua e farlo risalire con una piantina. Tutto la si completa, quindi ho terminato con l'offerta, tutta l'offerta di Pure, che diventa un'offerta, come la chiamo io, cloud con la logistica integrata, cioè significa che tutto quello che Pure fornisce si può adesso acquisire utilizzando una modalità che noi chiamiamo Pure as a Service, mai acronimo stato peggiore, perché sta per pass, e quindi cioè, peggiore così non potevamo fare. Pure as a Service, e il Pure as a Service è un vero Pure as a Service, è un vero cloud, cioè tu acquistando le licenze per tot terabyte di Pure puoi decidere di utilizzarli on-prem, e quindi noi
mandiamo la parte fisica a nostre spese, perché poi rimane di proprietà Pure, noi gestiamo gli SLA raccolti, oppure puoi utilizzare quei terabyte in un cloud provider nella parte virtual a tua scelta, senza dover richiamare me o nessuno dei sensi. Questo, diciamo, è una super sintesi degli annunci più tutta un'altra pletora di cose, diciamo, certo. No, potrai leggere poi nella press release. Certo, però mi hai detto che non porti i dati sulla Luna, poi però mi inviti qua un cliente che ha come sfondo Marte, quindi insomma divertente questa cosa, però a parte tutto. Il Giorgio è di Banca Popolare di Sondrio, sì. E vorrei un po' capire proprio da lui come utilizzate le soluzioni di Pure. Allora, noi le soluzioni di Pure le abbiamo incrociate qualche anno fa come parte del normale processo evolutivo di revisione dell'architettura di storage primario, e eravamo alla ricerca, diciamo, dei requisiti che dovevamo soddisfare, che arrivano dal mondo tradizionale della gestione dello storage, quindi la crescita capacitiva, l'aggiungimento di certi livelli di performance nell'IO, le funzionalità di replica per il disaster recovery, diciamo cose che erano già consolidate in qualche modo in tutta l'arena dello storage. E qualcosa di un pochino più nascosto, che anche noi facciamo fatica a qualificare in maniera evidente, che era la riduzione dell'effort nella gestione dei costi di gestione dello storage dei by day, della parte di operations, una semplificazione architetturale che dovrebbe coincidere anche con un miglioramento della qualità complessiva, perché di nuovo sono meno componenti e quindi una riduzione della fragilità. Però quando siamo partiti eravamo un pochino scettici sul fatto che questo tipo di obiettivi, in particolare diciamo secondari, fossero raggiungibili, perché il mondo tradizionale dello storage era intrinsecamente complesso fino a qualche anno fa. Quindi era un mestiere a parte da imparare fino al dettaglio, una serie di attività di configurazione di tuning sempre molto delicate, molto costose anche dal punto di vista dell'effort. E quindi abbiamo dato per scontato per un sacco di anni che si dovessero accettare certi tipi di compromessi nell'ambito dello storage enterprise. L'avvento di Pure, che l'abbiamo avvicinata per alcune peculiarità legate in particolar modo al tema delle performance, in realtà poi si è tradotto in una serie di scoperte sempre più piacevoli, proprio legate alla semplificazione, in realtà, come primo approccio al mondo dello storage. Semplificazione senza compromessi, quindi non vuol dire andare a impoverire un'architettura di storage, magari di taglio addirittura enterprise, ma rendere semplice quello che tradizionalmente era necessariamente demandato a degli esperti di storage. E questa cosa è una serie di elementi che concorrono alla realizzazione della semplicità, quindi un'architettura sì, basata su tecnologie moderne, quindi all flash, prima in SSD, poi con NVMe e tutto quello che è succeduto, ma proprio anche una idea, un obiettivo che tra l'altro è stato ribadito anche da ciò di più nell'evento che ho seguito, legato a la semplicità come target, non come optional che arriva perché ho studiato bene una componente come la UI, per esempio. Quindi se il management plane, il control plane, il backbone sono orientati a rendere senza compromessi e semplice un'intera architettura, poi questa cosa si traduce in prodotti che intrinsecamente diventano molto solidi e molto affidabili, oltre che garantire anche questo nel tempo. Per noi questo vuol dire andare a integrare nell'architettura di storage più complessa che abbiamo dei componenti che appunto tolgono variabili. Quindi spendo meno tempo a analizzare come andare a integrare un'architettura di storage per i servizi della banca, e spendo più tempo sui servizi della banca, perché i compromessi che devo storicamente accettare per le performance vengono meno, il downtime che io davo per scontato per l'attività di manutenzione viene meno, perché il non disattivo upgrade è qualcosa che è intrinsecamente dentro questa architettura di storage, e via dicendo. Quindi Pure ci ha proprio abituato a eliminare quelle precondizioni che davamo per scontate prima con le storage più tradizionali, e focalizzarsi di più invece su come faccio a servire meglio il mio workload. Servire meglio tendenzialmente vuol dire come possono scalare in base all'aumento delle richieste da parte degli utenti, e come posso garantire affidabilità locale, quindi nell'architettura primaria, e geografica per le equity che abbiamo in termini di business continuity. Che con un'esigenza sostanzialmente e in esatto. Corsa vi siete accorti di poter avere altre opportunità. Sì, soprattutto il fatto che
l'abitudine alla semplicità, alla resilienza, alla scalabilità è diventato qualcosa che a un certo punto dici: aspetta un attimo, ma perché devo tornare a fare un esercizio di capacity planning, di tuning, di realizzazione di architetture complesse di replica quando fondamentalmente non serve più? Serviva anni fa, era necessario perché altrimenti era arrivato a quel livello di maturità, adesso non serve più. Quindi è evidente che alzi l'asticella, no? La baseline su cui vai a regolare il livello di servizio che vuoi erogare, e da lì cerchi di andare sempre più in alto. Per cui, per esempio, l'ultima iterazione che abbiamo avuto con Pure è stato sulla base di quello che abbiamo già maturato nella prima adozione di Array Pure, abbiamo cercato di cogliere gli altri vantaggi che sono arrivati, per esempio col passaggio da SSD all'architettura NVMe, per cui se già erano ridotti i constraint per le performance, li eliminiamo ancora di più. Li riduciamo ancora ulteriormente, insomma. Quindi è questo tipo di dinamica, no? Che questa buona abitudine di andare a mettere in discussione dei costrutti, dei vincoli storici legati al mondo dello storage enterprise e in qualche modo farli svanire o ridurli in termini di importanza al punto tale che diventano commodity. Parola bruttissima, però rende abbastanza l'idea su quanto diventa poco invasiva la gestione di un componente così critico. È quasi un paradosso se confrontato con quello che accadeva 5 o 10 anni fa. Ma è chiaro, perché al di là che poi la tecnologia come sempre migliora, no? Certo. Sono anche cambiate poi le esigenze rispetto a 5 anni fa. Quando 5 sì, sì. anni fa pensavamo allo storage, pensavamo in modo completamente diverso, no? Per cui è ovvio che le cose cambiano e secondo me Pure in questo caso è un'azienda molto attenta a cosa cercano le aziende e offrire qualcosa in più. Va bene, allora grazie Alfredo e grazie per Giorgio per la piacevole chiacchierata e voltiamo pagina. Sono qui con Maurizio Tondi di Axitea per capire un po' cosa sta succedendo nel mondo della security, visto che insomma Axitea non si occupa solo di security cyber, quindi diciamo digitale, ma anche di quella fisica. E vorrei capire cos'è accaduto in questo periodo, ma soprattutto Maurizio, raccontaci un attimino la tua storia, il tuo percorso in Axitea. Sono entrato nel 2015, io vengo da tutt'altri settori, ho sempre lavorato per mondi di information communication technology, ho lavorato per Olivetti, IBM, Finmeccanica, 12 anni in Italtel, più altre aziende, però sono sempre stato appassionato di security, diciamo di cyber security, okay. O meglio, quella che chiamavano sicurezza informatica, insomma. Certo, che ormai adesso diciamo che è diventata una sicurezza tutto tondo. Sì, infatti, e su questo ci abbiamo costruito l'azienda, perché in realtà quando nel 2015 abbiamo deciso, insomma il mio capo, l'amministratore delegato, ha deciso di buttarsi in questa avventura per fare questa ristrutturazione dell'azienda e dargli una nuova anima, anche una nuova missione, un nuovo piano industriale, ha chiamato un po' di persone, fra cui me, e proprio che altro, diciamo, professionisti che avessero questa visione della cosiddetta sicurezza integrata. E su questo abbiamo creato Axitea, no? Che ha una lunga storia invece come istituto di vigilanza, anzi è l'ultimo istituto di vigilanza in Italia. Lo raccontavo l'altro giorno in una trattativa con un grande cliente americano e gli ho detto 1914, chiaramente non si chiamava Axitea, però l'origine del mercato proprio della vigilanza italiana coincide con questa polizia privata di Pisa, che poi con successive modifiche è diventata nel 2011 Axitea, no? Quindi c'è quella storia, però su quella storia il lavoro che abbiamo fatto è quello di innestare invece le componenti proprio più a tutto tondo, no? Come dicevi, cioè quello che è andato a compensare elementi mancanti prima nella visione della sicurezza del cliente finale, no? Sia sulla parte fisica, che quindi non era solo vigilanza evidentemente, ma erano tutti i sistemi, quindi controllo accessi, videosorveglianza, sicurezza perimetrale, quindi tutto quello che come sistemi concorre a proteggere gli asset fisici del cliente, e poi dico soprattutto, perché il mondo nel frattempo cambiava, soprattutto la sicurezza digitale. Ecco, quindi lì abbiamo fatto un grande sforzo creando questo Security Operation Center integrato, certificato, che
ci risulta essere unico in Europa al momento, non in Italia, quindi è un asset veramente anche distintivo, no? Certo. Perché il mondo ovviamente era fatto di aziende, grandissime aziende che vengono dal mondo dell'IT e facevano, tra virgolette, il shock informatico, ma che non si occupavano della componente fisica, oppure di aziende che venivano dal mondo fisico che non avevano e che non hanno oggi skill per gestire eventi che si manifestano invece nel mondo informatico. Ecco, noi abbiamo messo insieme queste due cose, che vuol dire aver messo insieme anche i profili, le skill, competenze, aver fatto formazione, un sacco di assunzioni, di analisti. No, una bella... Si vede che sono un po', come dire, orgoglioso, ma è ovvio, ci ho passato questi 5 anni facendo molto di questa trasformazione, no? Ma poi Maurizio, credo che in questo momento sia la parte di sicurezza integrata sia la parte importante, no? Abbiamo visto, insomma, pre-Covid ci raccontavamo che le città sarebbero diventate tutte delle grandi smart cities e quindi sembrava l'unico orizzonte. Il Covid forse ci porta a ridimensionare qualcosa di questi concetti, però le smart cities magari saranno più piccole, ma sempre smart e saranno comunque distribuite. Quindi quel concetto secondo me non è cambiato, no? La vedi. No, non decade il concetto di smart city. Allora, diciamo che si trasforma meno in safe city. Ecco, quelle trasformazioni, quelle convergenze di cui si parlava forse nei convegni, eccetera, quando anche si andava a parlare di smart city, diciamo che questa drammatica situazione del Covid le ha davvero accelerate. Cioè adesso il fatto di parlare di safety e di security allo stesso tempo non è più in discussione. Se chi ha capito che quella che adesso in fondo si chiama, a maggior ragione si chiama biosecurity, è diventata un'esigenza. Ed è diventato mi hai già anticipato il prossimo argomento, meraviglioso. No, ma perché penso che sia l'evidenza di tutti, no? Cioè, no, forse non è stato voluto, non sarebbe stato progettato con questa accelerazione. Questo evento, ahimè, del Covid ha accelerato un processo che anche nelle smart city c'era, quello di fare questa trasformazione verso una dimensione che tenesse conto della salvaguardia della salute dei cittadini. Perché qual è il concetto più importante in una smart city alla fine? Che smart vuole anche dire comfort, vuole dire qualità della vita e vuole dire assolutamente allora anche salute. E quindi c'era anche prima, però forse non era così evidente. Non era evidente. Non era evidente. Questo è avvenuto, no? Quindi abbinare protezione fisica e cyber della città, degli impianti, delle infrastrutture critiche che continua a essere l'obiettivo, con la dimensione comfort, qualità e salute dei cittadini ha creato questa nuova. Quindi potremmo provare a parlare quasi di una smart city davvero 2.0, no? Questo 2.0 l'abbiamo applicato per 10 anni a tutto. Ecco, forse il 2.0 della smart city è dovuto al fatto che il Covid ha portato in evidenza questo fenomeno, che oramai, questa è la mia visione, non è emergenziale, cioè questo sarà ormai strutturale. Sarà impossibile pensare alle città, alla vita delle persone, alle aziende senza mantenere provvedimenti di tipo preventivo, almeno preventivo, legati alla salute e alla biosecurity. Cioè non è che decadranno col decadere del virus. Ecco, sono certo che verrà mantenuto un po' come un piano di continuità aziendale. Adesso nel piano di continuità aziendale c'è una voce nuova che si chiama proteggersi da emergenze tipo virus. E questo non è legato a un picco, diciamo, un'emergenza, è legato a un'attitudine. Quindi bisognerà, le aziende faranno dei budget che terranno conto, questi budget, della necessità di prevenire, di proteggere, di in caso di contenere contagi, eccetera. Quindi nel dramma ci ha insegnato molto questa emergenza. Assolutamente abbiamo imparato, prima di tutto, vabbè, come dicevamo prima, la sicurezza dei dipendenti, di chi poi lavora, di chi poi viene nelle aziende, viene nei negozi, viene nelle città, no? Diventa un ecosistema che deve essere completamente monitorato e messo tutto al sicuro, no? E poi c'è tutta la parte poi di sicurezza tra fisico o fisico digitale, per capirci, che ha assunto un altro ruolo, no? Perché anche qua in emergenza c'è stata l'esplosione dello smart working e abbiamo messo la sicurezza un po' da parte, adesso dobbiamo rimetterla un po' al centro. Sì, è proprio così. Io penso che adesso nella consapevolezza, diciamo, delle persone, dei manager, degli imprenditori,
questo sia passato. In realtà nell'emergenza, diciamo, la sicurezza non è stata messa da parte. Quello che io ho notato sul mercato come operatore di questo mercato è che c'è stato nella fase proprio emergenziale, sto parlando nel lockdown, una richiesta delle aziende a un'ulteriore protezione di tipo fisico. Perché? Perché abbandonavano siti, purtroppo erano costretti a abbandonare dei siti per favorire lo smart working, spostando immediatamente, massivamente, numeri considerevoli di dipendenti, hanno un po' abbandonato alcune aree. Questo cosa ha portato? Ha portato, diciamo, la necessità di presidiarle, no, queste aree. Quindi sembra un paradosso, ma nel momento del lockdown e della fuga, in realtà, diciamo, istituti di vigilanza, operatori di sicurezza hanno un po' dovuto far fronte a questa nuova emergenza, andando a presidiare persino di più e meglio dei siti che venivano abbandonati. E questo si è visto anche poi nei risultati, perché per esempio a marzo i dati del Ministero dell'Interno che avevano pubblicato hanno fatto vedere che l'atto predatorio, l'attacco, diciamo, il furto, eccetera, è caduto in maniera sensibile. Ovvio perché c'era meno gente in giro, ma io aggiungo perché c'è stato molto presidio, quindi c'è stato questo aumento del presidio fisico. E contestualmente però cosa è venuto fuori? Che c'è stato un incremento degli attacchi cyber. Cioè questo è stato veramente registrato. Cioè, c'è chi ha sfruttato con attività di sciacallaggio il fenomeno cyber, non solo uno sciacallaggio fisico, ma qua appunto ci siamo protetti, e spesso con l'uso appunto degli strumenti di protezione, dalla videosorveglianza all'impiego di guardie giurate, ma c'è stato l'attacco proprio cyber, no? Quindi almeno l'abbiamo notato su due aree, c'è stato un attacco più artigianale, quindi chi ha voluto sfruttare la debolezza, no, del momento, lo sbandamento anche delle persone, e quindi magari con un po' di facilità andando a visitare siti che riportavano dati legati all'andamento della pandemia, eccetera. Questi siti in realtà erano siti che poi erano stati modificati o creati ad arte e che poi venivano utilizzati per sottrarre credenziali all'utente e poi compiere attività di cybercrime. E poi c'è stato, e anche questo è stato evidenziato da forze dell'ordine, polizia postale, eccetera, invece la concentrazione di alcuni gruppi, pochi, ma ci sono stati, che invece hanno proprio pensato e disegnato una strategia cyber. Quindi come andare a impossessarsi nel periodo di tutta una serie di informazioni digitali importanti, no? Quindi attaccando proprio la componente più transazionale. Pensiamo che tutti erano a casa a fare smart work, che c'è stato un utilizzo della rete, delle piattaforme di collaborazione per transare, oltre che per comunicare, oltre che per accedere alle applicazioni aziendali, massiccio, no? Quindi tutti ne hanno fatto uso. E quindi ci sono stati attacchi alle piattaforme di collaboration, fino ad arrivare anche a questi fake, no? Quindi a queste finte piattaforme di collaboration che si presentavano credibili, ma che in realtà non erano la piattaforma di collaborazione originale, ma erano una versione modificata che ancora una volta serviva per sottrarre informazioni agli utenti. Poi ci sono stati problemi proprio a livello di comunicazione. Ecco, le aziende che non hanno magari utilizzato soluzioni di VPN hanno sofferto anche poi questo problema. Ecco. Sì, e poi ci sono state anche le VPN che non hanno tenuto, quindi insomma sotto questo aspetto ci sono stati tanti, tanti problemi. Cosa ci porteremo a casa anche di queste esperienze nella nuova normalità che andremo a vivere? Ma allora l'integrale dei due mondi penso che ce lo siamo portati a casa, cioè adesso stiamo guardando come stiamo utilizzando soluzioni di termografia all'accesso, no, per fare il cosiddetto triage nelle farmacie, nei negozi, nei centri commerciali, nei ristoranti. Certamente questo potrebbe a un certo punto calare, no? Col calare dell'emergenza, ma come dicevo prima, in ogni caso questo tipo di precauzione, questo tipo di filtro, che può essere la rilevazione termografica, ma potrà essere di mantenere soluzioni, ad esempio, di distanziamento sociale, penso che questo sia ormai entrato in un provvedimento stabile, non so come dire, sarà così. Cioè, ci siamo anche abituati come utenti, come cittadini, ma si sono tutti abituati anche gli esercenti, gli esercizi commerciali, ma anche le aziende a far uso di questi sistemi. Questi rimarranno perché sarà il primo livello di difesa. Ecco, come,
come diciamo in una sicurezza perimetrale fisica o cyber, c'è un primo livello di difesa, il primo livello di difesa sarà l'accesso, no? Quindi sistemi per poter controllare questo accesso, per discriminare. Sulla temperatura è certamente un buon parametro in questi giorni, ma in ogni caso dispositivi e soluzioni che concorreranno a controllare questo accesso permarranno. Così come distanziamento sociale. Alla fine il distanziamento sociale in emergenza ha fatto capire come anche non in emergenza sia opportuno capire come devono essere amministrati gli spazi in relazione alla numerosità di persone. Quindi sarà normale continuare a mantenere qualche regola, no? Di quante persone possono stare in un determinato sala riunione, in un'area collaborativa, piuttosto che in una palestra, piuttosto che in un centro commerciale, in un centro servizi, quindi in modo da mantenere sotto controllo, ovviamente senza invasione della privacy, non a detrimento della privacy. Questi sistemi devono essere assolutamente a garanzia, no, della data privacy, quindi devono mantenere anonimato, devono lavorare solo sul dato grezzo per comprendere il fenomeno. Ecco, però questo monitoraggio del fenomeno assembramento, del fenomeno partecipazione delle persone, sia a livello pubblico, torniamo al tema Smart City, sia a livello privato, parliamo di imprese, secondo me ormai è entrato nella nostra modalità di lavoro, quindi verrà mantenuto. E quindi la riorganizzazione degli spazi e anche poi un po', come dire, una seconda vita di tutti questi dispositivi, in modo da fare in modo che questi dispositivi sia ibridi, possano lavorare in emergenza, sperando che questa emergenza non ci sia mai più, però devono essere pensati per poter lavorare in emergenza e pensati per poter darci un supporto nella quotidianità, diciamo, nella nuova normalità. E quindi questo a livello fisico certamente è entrato. Io penso che anche a livello cyber questi picchi di attacchi che si sono manifestati, che ancora si manifestano, e per i quali diciamo l'unica difesa è la prevenzione, l'unica difesa è poter almeno appoggiarsi a chi fa un monitoraggio H24, 365 giorni all'anno, di questi livelli di sicurezza, dell'esposizione che ha un'azienda rispetto al rischio cyber. Anche questo, sicuramente questa emergenza ha dimostrato che è irrinunciabile, cioè bisogna averlo, si può avere più poco tanto, ma non è più possibile non avere un piano cyber di difesa continuativa. E questa difesa continuativa certamente va ricercata su, anche a livello governativo, su provvedimenti che vadano a proteggere lo Stato, diciamo la cosiddetta homeland security, con la nazione, perché appunto ci potrebbero essere sempre casi di sfruttamento, no? Dei momenti di debolezza per portare attacchi anche molto significativi. E poi perché si è dimostrato che comunque la globalizzazione, ma lo dicevamo sempre, ha portato tante cose positive, ma può essere veicolo anche vettore di cose negative se non ci si protegge. Quindi io vedo proprio uno scenario davvero di sicurezza integrata. Con questo vettore in più, quindi la sicurezza fisica, la sicurezza cyber, oramai la biosecurity. Ecco. Grazie Maurizio e voltiamo pagina. Allora, sono qui con Filippo Santoro di Urban Sport Club, un po' per capire cosa è successo, insomma, visto che è un'applicazione che parla di fitness e quindi capire un po' cosa è successo in questo periodo, ma anche un po' per chiacchierare, no? Perché è un settore in rapida espansione, quello del fit tech, chiamiamolo così, poi non so se è giusto, anzi Filippo poi correggimi se ho sbagliato, però capire proprio che cosa è avvenuto, perché insomma tanti di noi chiusi in casa abbiamo iniziato a prendere applicazioni, abbiamo provato ad allenarci, abbiamo provato a vedere tante cose, quindi spiegaci un po' tu meglio insomma cosa è accaduto. Poi so che avete fatto una ricerca. Perfetto. E poi toccheremo quell'argomento. Perfetto, grazie Gigi. Sì, come dicevi poco fa, siamo un'app, quindi siamo un'applicazione tecnologica che permette ai propri utenti di poter accedere a oltre 8.000 centri fitness, palestre, centri studi professionali, yoga, pilates, eccetera, qualunque tipologia di sport ci possa venire in mente, con un unico abbonamento. Quindi un utente si abbona a Urban Sports Club e di fatto ha accesso a un'offerta pressoché infinita di sport.
È facilissimo da utilizzare, è sufficiente aprirla, identificare l'area di interesse, la struttura e l'attività che sono, diciamo, di nostro interesse, ed effettuare quello che chiamiamo check-in all'interno del centro, quindi l'accesso diretto all'interno della struttura. Dicevo, siamo attivi in moltissimi paesi europei, siamo una società, che ho una multinazionale che opera in molti paesi europei, e abbiamo oggi ad attivo oltre 8.000 partner. Di fatto il nostro è un modello che offre come concetto, la parola d'ordine è flessibilità, quindi vogliamo spingere su questo concetto per permettere agli utenti e ai partner in qualche modo di poter avere tutta la flessibilità che vogliono e che desiderano nel fare sport, nel continuare nella propria routine sportiva. Abbiamo, l'hai anticipato poco fa, questo è stato un periodo particolare per molti, molti business, per cui... Sicuramente quello dello sport e le palestre è stato un momento veramente duro, no? Perché... È stato un momento duro, ci siamo trovati da un giorno all'altro con la chiusura completa di tutte le attività, quindi tutti i centri, è stato uno shock iniziale per tutti, per gli operatori del settore. Noi, come Urban Sports Club, abbiamo reagito immediatamente, siamo stati bravi e fortunati ad avere all'interno della nostra azienda gli strumenti, le tecnologie per poter reagire in tempi rapidissimi. Pensa, solo dopo 3 giorni eravamo operativi con la possibilità di erogare quelle che chiamiamo classi live in diretta, ovvero permettere ai partner e agli utenti di poter continuare la propria attività, la propria routine sportiva. In che modo? Di fatto offrendo gli strumenti ai partner per poter erogare quelli che sono i corsi che normalmente si svolgono all'interno delle strutture sportive attraverso piattaforma tecnologica e permettere agli utenti di beneficiarne, usufruirne, iscrivendosi utilizzando l'app di Urban Sports Club. Questo è stato un elemento chiave per noi per permettere soprattutto agli utenti di continuare nel percorso che stanno facendo e anche per supportare i partner, non dimentichiamoci, in un momento estremamente delicato e complicato nel loro business, per cui è difficile pensare che in alcun business si possa proseguire non potendo accedere, non potendo permettere l'accesso al pubblico. In questo modo siamo riusciti in qualche modo a superare quel vincolo e a dare la possibilità di continuare l'interazione con gli utenti. Sono quelle che io ho chiamato, con un minimo di presunzione, no? Le applicazioni di socialità, no? Nel senso che hai permesso di tenere l'engagement con le tue strutture, ma al tempo stesso anche di socializzare banalmente, nelle cose più futili, perché poi però sono state fondamentali, no? Perché, ripeto, siamo rimasti chiusi in casa, e quindi questo ci ha permesso comunque di avere, tra virgolette, una normalità, no? Che avevi prima. Questo sicuramente è molto utile. Cosa avete imparato da questa esperienza? Allora, ci siamo trovati, come dicevo, in uno scenario, onestamente lo dico in modo totalmente impensabile. Non so chi potesse prevedere una situazione di questo tipo. Abbiamo imparato che anche da una situazione unica, speriamo, si può comunque trovare una strada nuova, provare a cambiare marginalmente pelle e comunque continuare nel percorso, nell'idea che si ha in termini di offerta di servizio. Abbiamo imparato che alcune situazioni come questa di emergenza accelerano dei percorsi, quindi il percorso di adozione della tecnologia è un percorso che non è nuovo, non è una cosa che nasce all'interno del mondo del fitness, che nasce oggi, è un percorso che viene da lontano, un percorso che però, soprattutto nel nostro paese, ha sempre vissuto alti e bassi e non ha mai avuto un'accelerazione esponenziale come è stato in altri paesi, o meglio non l'ha avuto ancora. Questa emergenza ha accelerato un percorso che era comunque un percorso già avviato di adozione da parte, per esempio, anche dei partner stessi, quindi dei centri sportivi, della tecnologia. Molti centri si sono trovati da un giorno all'altro ad avere come unica via, appunto, di comunicazione con i propri utenti quello di usare Zoom piuttosto che un'altra piattaforma tecnologica per poter continuare a tenerli engaged, come si dice, ma in generale anche per continuare a fare business, perché non necessariamente è puro engagement, è anche proprio un modo di continuare a fare attività. L'altra cosa estremamente rilevante che abbiamo imparato è che questa tecnologia, questo connubio perfetto tra tecnologia e fitness è già presente, ma è qui per restare, quindi non è una cosa passeggera, una moda dettata dal fatto di essere stati ovviamente bloccati in casa. Ci siamo accorti, attraverso anche la survey che abbiamo condotto, abbiamo evidenziato l'interesse da parte degli utenti a mantenere
questa tipologia di servizi, chiamiamoli live, di classi in streaming live con i propri centri o in generale con la possibilità di poter fare sport da casa. Questo ci ha piacevolmente sorpresi, perché è chiaro che è stata un'azione da parte nostra di supporto e reazione immediata a un cambiamento forte del settore, ma siamo molto contenti che questa realtà nuova continui. Questo è un learning enorme per noi, e in qualche modo abbiamo adesso la possibilità e l'opportunità di poter mixare i due modelli, quindi quello tradizionale di accesso al fitness, chiamiamolo offline dal vivo, quindi all'interno dei centri, e quello live, digitale, in streaming, possiamo dare tutte le definizioni che vogliamo. In casa, insomma, io alleno, quindi sono poco frequentatore di palestra, ma ho due figli che non vedevano l'ora, no, che riaprisse tutto quanto, anzi uno che era rientrato e sta facendo la doccia in questo momento, no? C'era un'esigenza pazzesca, e poi credo che veramente il lockdown abbia portato una nuova sensibilità al tema, no? E quindi questo sicuramente ci porteremo dietro, cioè tanti, ho visto tanti sono partecipare a lezioni, hanno provato, fatto, ripeto, hanno scaricato l'inscaricabile, perché cose che in altre situazioni non avrebbero scaricato mai, no? E in tutto questo, visto che voi siete un gruppo internazionale, gli italiani hanno avuto qualche peculiarità diversa oppure no? Allora, noi innanzitutto siamo stati, ahimè, il nostro malgrado, i primi a trovarci in questa situazione. Quindi noi abbiamo avuto due settimane, chiamiamole, di vantaggio rispetto agli altri paesi, perché ci siamo trovati ad affrontare l'emergenza e le chiusure relative con un po' di anticipo rispetto agli altri. Questo ci ha permesso di settare il campo per, appunto, l'introduzione di quelle che abbiamo chiamato classi live. I comportamenti sono comportamenti abbastanza omogenei, nel senso che chiaramente la fanno da padrone quelli che anche sono le attività che più si prestano all'interazione digitale. È difficile pensare a sport che richiedono strumenti, che richiedono attrezzi particolari. Ricordiamoci, ci siamo trovati chiusi in casa, quindi ognuno faceva un po' quello che riusciva. Il fitness è stato sicuramente quello più a tutto tondo, l'attività più di cui hanno beneficiato più spesso, lo yoga, il pilates, che già comunque erano aperte a questa tipologia di interazioni. Ci sono peculiarità magari in altri paesi che hanno culturalmente interesse verso la danza, verso alcune tipologie di attività specifiche. Diciamo la peculiarità italiana, tipicamente rispetto a quelli che sono il confronto con le altre nazioni, riguarda anche la velocità di adozione di questa nuova modalità per usufruire di sport. Siamo rimasti sorpresi a nostra volta di quanto i nostri utenti, in questo caso, non abbiano visto questa cosa come una cosa, chiamiamola, esotica, lontanissima, ma subito ci si siano buttati e l'abbiano fatta loro. Quindi si parla molto spesso della lentezza tecnologica di adozione, magari che non è sempre tra le più rapide. In realtà è sorprendente il contrario, quindi quando tutte le volte che andiamo a guardare i dati ci accorgiamo che non è vero che siamo così lenti o così comunque resti ad adottare l'innovazione. Questo è evidente, si vede anche all'interno del nostro gruppo, c'è stata un'adozione immediata, quindi molti utenti subito dal giorno successivo all'introduzione hanno continuato con i loro centri, hanno continuato le loro attività, e questo ci riempie di felicità. Sì, poi dalla vostra ricerca, insomma, emergeva che più della metà degli sportivi italiani, no, utilizza le app, no? Quindi proprio vuol dire che c'era proprio questa necessità, no? E sì, la tecnologia fa già parte, scusami. No, ma assolutamente no. Però l'ultima domanda è: secondo te, lo sportivo da qui a 3-5 anni, come sarà dal punto di vista tecnologico? No? Cioè, penso a oggetti come questi, no? Abbiamo tante interazioni, però certo, molto spesso sono tutti mondi separati. Secondo te vedi una possibilità di integrazione di tutto quanto? Perché è assurdo, no? Che io devo fare una corsa o un'applicazione, faccio un'altra cosa, faccio un esercizio, c'è un'altra, uso un'altra per fare una lezione yoga, no? Per capirci. Cioè, pensi, secondo te, ci sarà un'integrazione possibile o continueremo a vivere in mondi distanti? Assolutamente sì, questa convergenza sta già avvenendo. Chiaramente l'emergenza ha accelerato
una serie di processi che magari avrebbero richiesto più tempo. La mia visione del futuro è una visione del mondo del fitness in cui offline e online, chiamiamola così, convivranno sempre di più. Quindi tutti abbiamo interessi magari variegati, ci piace andare in piscina, andare ad allenarci in palestra, arrampicare, piuttosto che fare yoga, piuttosto che fare running, in generale attività outdoor. Oggi, come giustamente hai detto, è tutto un po' frammentato, quindi esiste l'app per il tracking e la pianificazione di una tipologia di sport. Quello che noi vediamo come percorso naturale di questa situazione, ma in generale dei trend che stiamo vivendo, è che sempre più ci sarà una visione complessiva e unica dello sport. Il nostro obiettivo come azienda è ovviamente essere l'ombrello e il contenitore di tutto ciò, quindi non solo, diciamo, portale di accesso a quello che è l'offerta del fitness, ma sempre più diventare il contenitore complessivo del fitness, quindi a tutto tondo. I wearable ne sono un esempio. Oggi esistono 1,5 miliardi di possibili device che possono fare il tracking del cardio, del sonno, del livello di fitness, del training stress score, ci sono milioni di parametri. Chiaro che tutti questi wearable funzionano nella misura in cui c'è poi un'attività sportiva che viene svolta. Un'altra delle cose evidenti che sono emerse anche parlando durante il nostro evento che abbiamo fatto qualche giorno fa è proprio questo tema di riuscire a mantenere una continuità nella tenere traccia dei progressi sportivi, dell'attività sportiva che viene svolta su più fronti, quindi non necessariamente solo il singolo macchinario, la singola attività all'interno del centro, ma appunto tenere traccia complessiva di attività indoor, attività outdoor, attività live. Quello è per noi il futuro, quindi diciamo, per riassumere, un mix tra online e offline, tutto all'interno di uno stesso contenitore. Va bene Filippo, allora grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa 16ª puntata del Late Tech Show. Vi ricordo l'appuntamento anche al giovedì per l'edizione spagnola condotta da Michele Iurillo. Vi ricordo di seguirci un po' su tutti i social e farci qualche domanda, insomma, e se avete qualche argomento da proporre, questo è il momento giusto, insomma, siamo sempre alla ricerca di informazioni. Se la puntata vi è piaciuta, vi chiedo di mettere un bel like o iscriversi, insomma, dipende su quali social vi trovate. Se in TV, insomma, fate sapere alla TV che avete gradito questa trasmissione. Come sempre chiudiamo con Gianluigi Bonanomi che ci parla di come i social, quindi Facebook, può conoscere l'età dei nostri figli. Buonanotte. Forse siamo interessati a un concetto di Facebook che secondo me è il concetto chiave, il concetto della targetizzazione. Come fa Facebook a sapere delle cose che a volte non sai nemmeno tu, di te stesso? No, a parte gli scherzi, però mi è capitato comunque di dimostrare una volta in un convegno per farmacisti, ho fatto vedere, volete sapere a Roma quanta gente ha la psoriasi? E comunque quanta gente ha la psoriasi è adesso Facebook. È chiaro che la gente non dice, mi chiamo Mario Rossi, piacere, ho la psoriasi su Facebook. Facebook lo sa perché sta tracciando comunque le informazioni che come pollicino con le briciole di pane stai lasciando in giro, involontariamente a volte. Facciamo un esempio, come fa Facebook a sapere che hai dei figli e in particolare come fa Facebook a sapere l'età dei tuoi figli? Chiaramente non sa l'età esatta, ma quantomeno riesce a collocare i tuoi figli in una fascia d'età anche abbastanza ridotta, tipo le scuole medie, e soprattutto riesce a inquadrare te come genitore di un figlio di quella età. Ma come fa Facebook? Nel senso, spero che tu non sia uno di quelli che ha creato il profilo del bambino. Io ci ho scritto un libro su sta roba, si chiama Sharenting, è una cosa che non si può vedere, ma in realtà, anche se non hai creato l'account Facebook o Instagram del tuo bambino, Facebook appunto sa quanti anni ha. Come fa? Beh, sostanzialmente dipende sempre dai tuoi comportamenti, da quello che tu lasci in giro. Se hai cercato pannolini 20 kg, i mesi del tuo bambino saranno quelli lì. Se stai cercando libri prima elementare, tuo figlio avrà tra i 5 e i 6 anni. Se stai cercando le scarpe per tuo figlio numero 33, più o meno anche quello può contribuire.
Il bello è che questo è sostanzialmente, non dico trasparente, però comunque io ho la possibilità comunque di accedere a questi dati, io so che dati sto lasciando in giro, quindi ci sono delle impostazioni di Facebook per andare a controllarlo. D'altra parte non tutti riescono effettivamente a capire il meccanismo e a sapere veramente quante informazioni stiamo lasciando in giro. Quindi se tu sei la vittima, cerca in qualche modo comunque di spezzare le catene e andare a vedere come ragiona Facebook, e magari stai molto attento a quello come ti muovi sulla piattaforma. Ma se tu sei dall'altra parte, nel senso che sei dalla parte di chi deve fare delle campagne, è un mondo interessante, è un mondo di opportunità e possibilità davvero incredibili, perché io riesco a targetizzare le persone per interesse o per caratteristiche sociodemografiche o per abitudini, e riesco a fare un sacco di cose. Io ti consiglio vivamente di andare a vedere uno strumento di Facebook. Adesso ti faccio vedere qui come, chiamiamolo così, come accesso a un portale di informazioni e di dati liberi, anche se non hai una fanpage, e quindi è qui l'indirizzo per andare un po' a giocare con le impostazioni e i criteri di targetizzazione per vedere che numeri vengono fuori, che dati puoi ricavare.